infatti avevamo questo scambio importante sulla proposta che era stata di coordinamento per la realizzazione delle indicazioni di priorità individuate ex PEVA, diciamo. A quei tempi, insomma, è iniziato così, facciamo, continuiamo, insomma. E la Lia Sacchini aveva fatto una proposta, ce l'aveva, insomma, messa qui, condivisa con noi, e oggi, insomma, prenderà un po' le linee guida di questa cosa, di nuovo la Lia, per darci un pochino, un po', no, anche un po', rimetterci un pochino dentro il sistema. L'idea era quello di condividere con lei, dottoressa, anche perché per poter capire che se questa cosa può prendere appunto piede, quali possono essere le idee, perché poi il regolamento in sé non è di nostra pertinenza, ma chiaramente va in quarta. Però qui era un momento di condivisione, un po' sull'idea che comunque la commissione era piaciuta molto, perché a volte appunto si sono create delle situazioni anche difficili, mentre invece appunto poter regolare da un gruppetto di persone o una persona che in qualche modo possa avere un pochino il quadro di alcune situazioni che possono essere risolte magari anche in maniera un pochino più veloce, potrebbe essere un'idea a nostro avviso interessante. Ecco, quindi questa è un po' una prima chiacchierata che abbiamo fatto con la Lia Sacchini, questa è una seconda con lei per capire se questo può, diciamo così, creare un tipo di lavoro e un tessuto che la Commissione poi ci lavorerebbe sopra, per poi consegnare il tutto eventualmente alla quarta Commissione, perché chiaramente poi dopo un certo punto noi non possiamo andare avanti. Prego, Lia Sacchini. Alla legge regionale 9 settembre 1991, numero 47, che prevede un laboratorio di un certo tipo, strutturato in un certo modo, per coordinare tutti quelli che sono i lavori urbanistici in una città, in previsione di una città all-inclusive, cioè che poi è l'inclusione, quella, il centro di tutto questo. E dopo aver visto anche come in città estere, tipo Londra, a proposito di Paralimpiadi, le Paralimpiadi precedenti sono state svolte a Londra nel 2012, e come Londra, strutturando questo gruppo a livello proprio di città, comunale, eccetera, è riuscita a risolvere anche situazioni molto difficili, perché anche Londra è la città. Io non ci sono mai andata, l'ho vista solamente nei filmati, ma chi ci è andato mi ha detto che i problemi a livello di barriere architettoniche abbondanti, tant'è vero che la persona a cui è stato affidato questo compito all'inizio non sapeva se accettare o meno, perché i tempi erano stretti e le cose da fare erano fatte. Poi a livello di strutturazione di un laboratorio, anche la Regione Toscana lo chiama, di questo laboratorio per l'accessibilità, è riuscita ad arrivare in tempo, e Londra nel periodo delle Paralimpiadi era completamente accessibile. Alcune cose erano, diciamo, mobili, però negli anni l'hanno portate a uno stadio più, diciamo, più avanzato. Quello che io ho proposto come garante dei diritti delle persone disabili a livello personale, dopo tutta una serie di rilevanze di cittadini disabili che si ritrovano in problemi anche per cose molto, molto, forse troppo semplici, che però non riescono a far prendere, diciamo, in mano, è quello di prevedere appunto questo gruppo di coordinamento, laboratorio di coordinamento, quello come lo volete chiamare, con un discorso prevalentemente interno al comune, e quindi senza possibilmente senza costi aggiuntivi, quindi trovare nel personale comunale quelle figure necessarie, e con la trasformazione di un gruppo di lavoro che già esiste,
a livello di società, è del comune di Pisa, però è a livello di società della salute, il gruppo ABAS, dove sono presenti tutte le associazioni, no, di categoria e dove dovrebbero essere portati in esame tutti i progetti nuovi che avvengono o che vengono elaborati nel territorio comunale e anche le ristrutturazioni, insomma, tutto quello che concerne superamento di barriere architettoniche. Io non, i compiti del gruppo, io l'ho previsto in 4 punti, che penso lei abbia, perché se c'è un progetto ci dovrebbe avere anche il discorso degli obiettivi. Un compito finale sarebbe quello di avere un punto di riferimento dove tutti i tipi di lavoro che vengono fatti sulla città di Pisa, sulle strutture pubbliche, private, aperte al pubblico e di uso pubblico, come dice la normativa vigente, passino quantomeno, no, a questo vaglia. Perché ci possono essere delle progettazioni magari nuove che non hanno bisogno, no? Semplicemente uno prende visione, c'è quello che ci deve essere, è chiuso. Però, per esempio, c'è tutto in questa struttura nuova, però non si prevede il raccordo con il marco stradale, come è successo a me a Piazza dei Miracoli per i due musei. Tutto a norma, tutto accessibile, i marciapiedi non sono stati previsti, ragion per cui per arrivare all'accessibilità c'è l'inaccessibilità. Questa è una cosa che un gruppo istituito in questo modo dovrebbe essere capace di tamponare, prevedere già nel momento della progettazione, non dopo, perché sapete benissimo che intervenire sul già, il già fatto costa molto, molto di più che non prevedere. Lo schema è molto semplice, l'ho riportato qui, prevedere una figura come consulente comunale per l'accessibilità, e poi questo gruppo a cui afferiscono di volta in volta, a seconda dei progetti, no, di ciò che viene discusso, tutte le realtà che agiscono sul territorio comunale. Ora, è stato possibile, questo è anche fra l'altro un progetto che è stato approvato non questo mio, proprio a livello di finalità, eccetera, dalla regione toscana, tant'è vero che appunto ho mandato anche il regolamento tipo del laboratorio comunale per l'accessibilità della regione toscana. Tra l'altro il tutto riportato in un libro, in un volume dell'architetto Lauria, I piani per l'accessibilità, che secondo me molti dei servizi di tutti i comuni dovrebbero avere a portata di mano, perché questo è l'architetto che non ha solo scritto, non ha fatto solo teoria, anche pratica, in Come si chiama, hai detto? Lauria. E quindi niente, io non è che l'ho proposto in commissione per mettere una discussione, però di fatto è qualcosa che è previsto in una legge regionale, perché da quel punto lì, come in altri punti, è completamente disattesa e praticamente tutto il discorso dell'accessibilità della città di Pisa non va, diciamo, con la linea prevista dall'ONU nella Carta di Lisbona per addirittura il progetto anni 2010-2020 previsto per l'UE e va contro anche alcune leggi nazionali e regionali. Quindi, essendo garante di diritti, credo che uno dei diritti è la mobilità, perché se non c'è mobilità non si può pretendere fare. L'inclusione non esiste senza la mobilità e l'uguaglianza per tutti forse non esiste. Posso fare una domanda io? Ci sono dei comuni toscani che hanno già applicato questo laboratorio o il gruppo ABAS, qui saremo noi
No, essere primi o ultimi. Ma no, questa la sperimentazione è stata fatta con la provincia di Pistoia. Però, vi ho detto un'altra volta, il discorso che col fatto che le province sono sparite, qui diventa... Che in quale classe sono la crescita? Quale punto? Quale... Non si sa, a meno che io ho scritto in regione, all'assessore regionale, mi sono fatta dare i nomi dei responsabili dei piani per l'accesso a livello regionale, perché tutto poi si riconduce a livello regionale, perché voi sapete che ogni comune fa le corse per fare in modo di far capire alla regione che ci siamo, ci stiamo lavorando, perché la regione in base a questi piani per l'accesso poi elargisce dei contributi sul socio sanitario, e quindi qualcuno dice ma siamo lì, qualcuno dice ci stiamo lavorando, qualcuno dice si è fatto, però poi di fatto non si sa, esclusivamente perché va a incidere su una fonte di introito regionale. E quindi l'assessore regionale mi ha risposto, mi ha dato i nominativi, ragion per cui io a breve andrò a scrivere a questi responsabili per essere messa a conoscenza di a che punto e a che livello è il comune di Pisa con questa legge, con questi piani di accesso. Tra l'altro devo dire che è stato molto celere di rispondere, e questo secondo me confrontarsi con l'amministrazione di Pistoia in qualche maniera, sì, ma qua l'amministrazione la provincia della provincia quali comuni lo possono avere attivato, capito? Non dico che deve copiare, però laddove si mette in atto un sistema o un organismo che comunque sta funzionando, uno può prendere anche se voi avete tanti molto più corti dei miei. No, questo è a livello politico in condivisione con la commissione, se c'è qualche margine per confrontarsi tramite anche i nostri uffici, mentre sulla partecipazione sempre pensando che c'era generale siamo stati vanno dei primi comuni a mettere in mano un discorso di circoscrizione. Guardiamo che chi analogamente su altre leggi e altre buone tasse magari ha già fatto qualcosa, confrontiamoci. Poi giusto il percorso che fa la regione comune è legittimo, va fatto per un'altra legge, appunto, perché sapere chi ha avuto questi contributi, quali comuni hanno avuto questi contributi, questi sono anche vedere. Scusa, prego. Che lei sappia, cioè per queste cose ci sono anche dei bandi europei che possono in qualche modo dare appunto contributi ai vari comuni o... Sono progetti del PIUS. E quindi se sono progetti PIUS dovrebbero rientrare nei progetti europei, insomma, no? Alcuni progetti sì, altri alcuni sì, però alcuni la legge finanzia, la legge regionale dice anche dove prendere soldi per fare queste cose, che sarebbe la legge? La legge 47 del 91, legge regionale. 47 91. È citata. Sì, citata nella relazione. Sì. Citata lì. Citata già qui sì. Questa. Sì, l'è arrivata dopo. Pagina 323. Noi non c'era all'altro incontro sull'entrata a luglio. Tutti i finimenti. Fra l'altro. Ma questo comune ha fatto qualcosa? No, per ora le tappe sono state la prima adozione alla commissione, poi prima di andare avanti ora ci sarà qualche linea guida se ce la può dare la dottoressa. Ha preso i contributi anni fa, quando in poco più di 9 mesi si fece il piccolo PEPA del centro storico, perché appunto dovevano arrivare dei contributi per residenze sanitarie assistite, quindi fatta una cosa che però non è questo che non è mai stato aggiornato, è rimasto lì. Ecco perché poi questo gruppo dovrebbe anche andare a muoversi per vedere aggiornamento e cosa è stato fatto, cosa non è stato fatto. Muoversi per aggiornare questo PEVA e dargli finalmente le gambe. Questo è in che anni? 2009-2010. Però volevo una domanda sui poteri, nel senso che i compiti ce l'ho chiaro, no? Ma se io sono
per adeguarlo ci vuole una certa spesa. Se io non ho, diciamo così, qualcuno che mi dice se tu non fai così, tu il progetto non lo porti avanti, io posso dire sì, lo faccio e poi non lo faccio. Cioè ci vogliono dei poteri attaccati alla... Se lei è un progettista dovrebbe conoscere tutta la normativa che è obbligo di legge e obbligo di legge. Cioè o lei lo bypassa e poi c'è qualcuno che glielo avalla, o se no non lo può fare semplicemente perché è perseguibile per legge. Ma ragazzi, non va all'arco perché... Ragazzi, non va all'arco, certo. Sì, però c'è una regola, non lo puoi fare, perché te sai benissimo che c'è una normativa e che vai contro quella normativa e non dovresti nemmeno avere tutti i permessi. Quindi anche se sbagli te, diciamo, chi ti lascia poi il permesso a costruire o a quant'altro. Siccome è successo... Cosa è successo? Lì all'inizio dell'anno sul CTP numero 4 che c'era tutto quel progetto adiacente al CTP con diritto, è stato portato il progetto e è stato visto che il progetto quasi già concretizzato e è stato visto che le cose non andavano come dovevano andare. E quindi il progettista poi dunque ha dovuto fare delle variazioni, mettersi a norma. Sì, il corso d'opera quasi finale e diventa gravoso, ovviamente. Anche io seguo di questa norma, però non sempre sono cogenti, non è possibile, sono cogenti. Quindi se arriva un soggetto disabile che si mette in testa di avere veramente proprio i suoi diritti e va da un magistrato. Infatti domattina devono essere riconosciuti a tutti, quindi non vedo perché lavorare. A parte i poteri, c'è un pochino l'uso di lavorare a lotti, no? Di dire allora arrivano i soldi per iniziare a fare questi tipi di lavori, si inizia. Poi c'è nell'8 2, nell'8 3, poi nell'8 4 si aggiusterà per mettere poi tutta la norma accessibile. Ci si ferma all'8 2, si apre tutto e all'8 3, all'8 4 non si arriva. Questa è una questione politica e una scelta politica ben precisa, cioè si inizia tutto da dove? Partiamo dal quarto e poi semmai aggiustiamo il primo. È chiaro che di questo insomma se ne discuterà anche domani, perché quelli che ci hanno fatto vedere da Bastoni San Gallo fino al museo sono proprio così, si inizia con questo tipo di e poi l'ultimo lotto è quello accessibile. È un modo che può essere, ma non è, cioè quindi ecco, non è, un è un po' un modo di pensare, è proprio una questione di pensare al contrario, quindi credo che poi dovremmo fare anche una politica di poter iniziare a ragionare in maniera un po' diversa, perché poi ecco, credo che con i nostri tecnici poi arriveremo anche a trovare una soluzione di ragionamento che non è soltanto di potere, perché è tanto per scavalcare, cioè, capito, e invece è chiaro che poi i modi uno li trova, ma in realtà ecco, poi dobbiamo poi ragionare anche il libro professionista che assevera, no? E poi tutto finisce lì, ma te cosa asseveri? Asseveri sotto la tua responsabilità e quindi un minimo di etica morale io penso che sia professionista. Allora, niente, dottoressa, lei... Ah, cioè, prego, scusa, facciamo tutto, poi sì, risponde lei. Ecco, sì. Io, ora questa mi sembra, credo che sia la terza o la quarta commissione che si fa su questo tema, quindi diciamo che in generale ci ha convinto tutti il progetto e soprattutto le finalità, quindi io penso che sul progetto in sé, sulle finalità, gli obiettivi, e che con questo gruppo, con questo progetto che ci ha presentato Sacchini, siamo tutti in genere d'accordo. Quello che ci ha spinto a chiamare la dottoressa Cugli segretario comunale è, per dire in parole semplici, è se questo progetto può avere gambe rispetto alla situazione della macchina comunale ad oggi. Io ho detto già più volte che la preoccupazione a mio avviso stava in questo, quindi ecco, la presenza della segretaria è fondamentalmente in questo senso, cioè può la macchina comunale avere gambe e essere
realizzare questo tipo di progetto, ossia abbiamo già ad esempio delle persone, dei funzionari, dirigenti che hanno già magari insieme un curriculum atto a rispondere alla figura richiesta per il consulente, questa può essere una domanda. Io avverto sin da ora ad esempio una criticità forte per quanto riguardano le pratiche, diciamo, non pubblico a finalità pubblica, ma le pratiche completamente fatte da privati. Ad oggi la legge ci consente, l'unica diciamo, concessione che diamo è quella relativa appunto al permesso a costruire, quindi il tecnico fa richiesta di permesso a costruire, il comune, la macchina comunale risponde con il permesso a costruire numero X e quindi la pratica viene completamente guardata e valutata dai tecnici, ma in realtà con le nuove leggi esistono altre forme, tipo la segnalazione certificata di iniziabilità, le attività libere e quant'altro, dove il tecnico, come diceva la dottoressa Sacchini, certifica, assevera che il progetto è a nome di legge, ma non è dovuto dal tecnico comunale ad oggi andare a verificare pratica per pratica. Quindi il concetto di Sacchini io lo vedo un pochino più difficoltoso, soprattutto per quanto riguarda le pratiche, cioè, diciamo, queste dove non c'è una concessione del comune, ma proprio appunto al tecnico che dice a sé era questo, è progetto, io prendo la responsabilità e non dice. Poi in realtà sono sicura che andranno a verificare poi qualcosa, eccetera, sicuramente, che me lo insegni, perché sa che più di una volta in questa commissione ha detto che a volte non basta andare anche a verificare normativa legge per legge, a volte ci sono delle cose di buon senso che la legge magari si prevede, ma che si può, ogni legge può essere vista e interpretata in qualche maniera, ci ha fatto degli esempi, se io sono un disabile, salgo da sinistra a destra, è inutile che ci ha fatto una serie di esempi. Quindi ecco, su questo io la vedo macchinosa, andare a vedere quante pratiche di inizio ci sono e quanto esistono. E il mio progetto, dove io vedo, quindi secondo me dobbiamo insieme alla dottoressa trovare la maniera di cercare di iniziare a nel possibile a realizzare questi progetti, man mano darci degli step per andare a verificare, per migliorare man mano. Ecco, io questo lo dico perché secondo me, ora a prescindere che non faccio parte di maggioranza di questo comune, questo è un discorso da pensare, nel senso che a oggi se si può realizzare una cosa e essere un forma di governo bisogna andare a vedere uno che tipo e che cosa abbiamo all'interno del comune e su quella base cercare di fare un regolamento per far sì che questo progetto abbia gambe, secondo me da subito. Quindi questo per sottolineare che non è che mi voglio giustificare perché magari mancano pure, no, a noi a oggi per altro come fatto questa verità ce la ripetono sempre, non possiamo assumere altre persone, quindi cerchiamo, perché la dottoressa e quindi la segretaria ci dovrebbe aiutare in questo senso, noi con le risorse attuali di questo comune come possiamo andare avanti, cosa possiamo fare, esistono figure del genere, possono aggravare la macchina e comunque verificare questo. Ovviamente detto questo, secondo me a prescindere poi dalle risposte che ci verranno date, diciamo, dalla parte amministrativa del comune, noi in qualche maniera bisogna iniziare a realizzare questo progetto, perché secondo me è segno di, prima di tutto perché è imposto dalla legge e poi perché è un segno dovuto di città e da politica e da amministrativa, questo è dovuto, quindi siamo in ritardo, non siamo in ritardo, questo non importa, cerchiamo di realizzare. Per quanto riguarda il tema, insomma, ne parliamo domani, effettivamente Sacchini ha ragione, perché noi abbiamo fatto nella nostra storia di progetto, questo progetto che non è un tema, ma erano semplicemente 5 percorsi al centro cittadino, noi anche in questa commissione ci ha detto vabbè, anche quello era un inizio, quindi per me molto positivo, era un inizio, Pisa non aveva nessun tipo di strumento, quindi si iniziava da lì, però dal 2009 a oggi bisogna assolutamente fare un altro passo in avanti, è venuto in questa commissione.
naturale concluso, l'idea di iniziare a potenziare non solo la centro cittadino, ma anche una tanto, una con dei progetti anche nelle varie nostre periferie, dove appunto è giusto che ci siano anche lì percorsi, che soprattutto percorsi pubblici e dove la solo per precisare l'ora Isa, per l'ultima commissione abbiamo deciso che c'era bisogno di una figura apicale per coordinare il lavoro dei più settori della pubblica amministrazione, che altrimenti lavoravano per conto, e quindi abbiamo individuato in linea di massima nella figura del segretario generale questa figura, quindi siamo qui a chiedere intanto qual è il mio se. C'è questa disponibilità. Lì voleva aggiungere una cosa, non so se ha, così te la parola velocemente, no? Anche per quando qui ora ci si imbroglio anche nel 2007, si fece un giro di tutte le scuole del comune proprio per vedere io personalmente il dottor Cerri. Andammo scuola per scuola, compresa Marina di Pisa, Tirrenia, tutti gli istituti, e in alcuni istituti vedemmo delle cose oscene, veramente oscene, tipo scivoli che non avevano il raccordo in cima con l'arrivo, per cui ci rimaneva il gradino, no? Per esempio. Ecco, sono queste le cose, secondo me, che dobbiamo assolutamente evitare. Per quanto riguarda le difficoltà che dicevi te, sono d'accordo, ci sono difficoltà, però basterebbe, per esempio, all'inizio far sì che tutto ciò che veramente nasce nuovo o ex nuovo non si chieda solo un asseveramento to put, ma magari con una scheda, con qualcosa, dire cosa è previsto, ci sono tre entrate, su queste tre entrate quale è accessibile, quale è accessibile, per non far andare anche il nuovo all'interno di questo gruppo. Cioè, forse questo gruppo dovrebbe lavorare molto di più su quello che sul pregresso, perché quello nuovo, ragazzi, per regola deve nascere come deve nascere, e il privato, l'architetto privato, l'ingegnere privato, quello che volete voi, deve sapere che quello è cogente. E quindi io non assevero nulla se va contro una normativa, anzi mi metto nella condizione peggiore, altrimenti, come gli organi che poi devono mettere la firma, devono riuscire un attimino da capire che qui c'è qualcosa che non va. Anche solamente, siccome l'ho visto anch'io alcuni progetti, e io non sono dottore in architettura, in ingegneria o quel che volete, ma a colpo dici com'è possibile qui. Ma io allora intanto prendo atto oggi, quindi mi scuso, ma non ho seguito tutti i vostri percorsi, e quindi le mie valutazioni sono dovute dalla lettura di questo documentazione. E poco altro. A livello organizzativo è inutile dirvelo, cioè la situazione è molto dilata, è molto stretta, nel senso che i vincoli, non vi sto a dire, cioè noi abbiamo un'organizzazione che va sempre più all'essenziale, sempre più diminuendo, i compiti rimangono quelli, le possibilità di più nuovi sapere quelli che sono, quindi bisognerà cercare, come dire, di strutturare un percorso che vada, come dire, a non incidere in maniera sulla macchina amministrativa, tanto da uno fare una cosa che poi è del tutto inattuabile, due cercare di, tra virgolette, pesare in senso buono il meno possibile. La prima valutazione che facevo, io credo che qui il segreto sia un'attenta programmazione e un'attenta individuazione delle regole e dei requisiti, cioè condivido molto quello che dicevano. Cioè, qui vedo un'analisi delle singole, delle autorizzazioni sia pubbliche che private. Io credo che questo, oltre ad appesantire in maniera veramente notevole il percorso, perché poi pensate a quanto, anche, soprattutto a livello privato, quanti sono le autorizzazioni, ma poi andare a pensare che tutte le volte prima del rilascio di un'autorizzazione
fai comunque, tra virgolette, far vedere la il progetto a un organismo è un appesantimento procedurale, è una lentezza maggiore del processo. Probabilmente io credo che il segreto è rifare, cioè rimettere delle regole negli strumenti di programmazione e di diciamo, disciplina generale dell'edificato del comune di Pisa, cioè rifare un PEVA o rimettere delle regole cogenti nel regolamento edilizio in modo tale che il tecnico, direttamente il nostro tecnico nel rilascio del permesso sappia che ci sono delle regole che tutti in maniera cogente devono osservare, mi sembrerebbe sicuramente meglio che lasciare il quadro, no, di riferimento programmatorio, quello che è, e poi invece dover intervenire di volta in volta su quello che non c'è. In qualche comune, io per esempio ho visto in serie, anche qui in questo periodo, in qualche comune io ho visto che in serie di programmazione delle opere pubbliche annualmente come volontà politica c'era ogni anno il superamento di alcune barriere rilevate in come dire, opere un pochino più diciamo, critiche o un pochino più prioritarie, cioè un programma annuale, biennale di adeguamento di interventi, no? Per cui in ogni programma qualcosa comunque l'amministrazione metteva al regime rispetto a, alla situazione. Quindi il nuovo regime intanto con rifare il PER e rimettere delle regole più strette, più cogenti nei regolamenti, il vecchio cominciare a riprogrammare in serie di programmazione dei lavori pubblici sulle opere. Per il resto sì, si può fare, il solitario lo può fare il consulente comunale. Credo che questo consulente comunale abbia più una visione, tra virgolette, pubblica, no? E di gestione dei singoli, delle singole esigenze, che poi dovrebbe raccordare, mettere insieme, coordinare questo gruppo consultivo pisano, se capisco il diagramma, no? Per l'accessibilità che è fatto da tutti questi, diciamo, utenti esterni. Però no, questi utenti esterni vengono chiamati all'occorrenza al momento in cui ci sono progetti da vedere, che ci sono anche le associazioni, ci possono essere anche delle cose che non coinvolgono le associazioni, quindi dovrebbe essere questo gruppo consultivo pisano tecnico, tecnici interni del comune, che prevedono all'occorrenza chi far intervenire al all'esame o chi non fa intervenire, perché è inutile che ci sia, che so io, rappresentante delle belle arti se il palazzo non è tutelato dalle belle arti, è un qualcosa di molto mobile, non fisso, perché è all'interno del gruppo consultivo che la regione chiama laboratorio per i piani di accesso, che ci devono essere i tecnici comunali, non tecnici altri. Mentre io questo lo vedo bene, questo gruppo, nell'aggiornamento, lo ripeto, degli strumenti di cui il comune si dota, quindi che sia il regolamento edilizio piuttosto che il PEVA, piuttosto che gli strumenti, allora in serie di programmazione di uno strumento è evidente che io vado a coinvolgere le associazioni, lo vedo, viceversa, sto riflettendo, sono le prime diciamo, impressioni che mi vengono dal leggere, poi cioè, lo vedo come dire un possibile appesantimento in termini di procedurali, in termini di iter, tempistiche, eccetera, di doverlo investire sul singolo progetto. Se le regole sono chiare a monte, sono dette, sono scritte, è evidente che poi su quelle regole i progettisti, piuttosto che gli enti esterni, piuttosto che i professionisti, si devono in qualche modo adeguare, e allora c'è meno bisogno di un controllo puntuale a valle, laddove io me la sono normata a monte la cosa. Quindi questa era una
una delle prime definizioni, però di tempo, a caldo, ecco. Tecnici esistono come preparati per fare la valutazione di questo. Questo si approfondisce un attimo. La legge regionale parla di curriculum, cioè anzi il regolamento parla di curriculum ben precisi, sì, non di cose. Ha chiesto la parola a Ferdinando che non ha ancora fatto. La domanda non era però fine a se stessa, cioè nel senso che secondo me nel momento in cui si valuta la mancanza di tecnici preparati, la richiesta, credo, qui parte anche questo documento, è quella di dire se il comune verifica che non ha una formazione adeguata, lo mette come priorità la formazione adeguata. Se no è il solito discorso, cioè l'esistente è due e si va avanti a rimorchio con due, siccome con due si può fare fino a un certo punto, il resto purtroppo non siamo preparati. È un po' il gatto che si morde la coda, ma è un discorso di priorità poi alla fine. Se si valuta che è una priorità, allora tutto questo percorso ha senso. Se si valuta che siccome ci sono problemi di stabilità, problemi e non diventa una priorità, allora è ovvio che rimaniamo fermi qua. Lo dico, ma lo dico veramente con sincerità, perché noi veniamo fuori da un percorso, per esempio, che abbiamo affrontato stamani sul discorso di asili nido, che era questo, cioè noi al di là delle frasi, cioè se si valuta, pensa a quell'ipotesi lì, se si valuta che il coordinatore pedagogico è una priorità per l'amministrazione, lo è davvero, allora non è che si dice siccome c'è la legge di stabilità, eccetera, perché poi le leggi si scavalcano con requisiti e con incarichi esterni, nel caso specifico poteva essere quello perché si è fatto incarichi anche per altre realtà che si credeva, si dichiaravano di priorità maggiore rispetto al coordinatore pedagogico, perché non è successo quello che è successo. E, per cui, ecco, io dico semplicemente questo, valutiamo se ci sono i tecnici, se non ci sono, cerchiamo di capire, e io lo chiedo come commissario di questa seconda, se diventa una priorità, bene, se no questo è al solito carta straccia. Mi ha chiesto la parola prima lui, un attimo, prima me l'aveva chiesta Ferdinando, poi me l'ha chiesta lei, va bene? L'ho segnato. Io sono un esperto, però cercavo di capire la posizione e di trovare una posizione che sia accettabile e che sia di sintesi. Io credo che provo a formulare un'ipotesi più chiara, che soprattutto per i lavori di inizio privata possa essere nella richiesta che viene fatta inserito un modulo che esplicitamente richiami punto per punto la normativa e quindi richieda determinate caratteristiche dei lavori, che debba essere a quel punto sottoscritto da chi, dal tecnico che richiede lavori, e che quindi obblighi in maniera più evidente e più esplicita all'attuazione di quelle che sono le direttive della legge nazionale, regionale, eccetera. Quindi la funzione del gruppo è una funzione a quel punto non di controllo del singolo lavoro di routine, è un controllo che viene fatto ex post o durante, ma su segnalazione o a campione, possiamo pensare vari quei lavori, quelli più numerosi e più piccoli. Okay. Diverso probabilmente potrebbe essere il discorso dei lavori, soprattutto pubblici, di maggiore entità, in cui il controllo potrebbe essere attuato in maniera più puntuale e anche il lavoro di suggerimento eventualmente. Faceva riferimento al professor Sacchini nella sua proposta, quindi consulenza in qualche modo del gruppo sulle soluzioni da adottare per uniformare appunto la progettazione dell'edificio alla natura. Questo consentirebbe una soluzione di questo genere, consentirebbe
di ottenere, di massimizzare i risultati, non appesantendo in maniera eccessiva la macchina penale. Quindi però bisogna fare un lavoro appunto in cui si obbliga, ripeto, il progettista del lavoro, soprattutto quello di edilizia privata, a sottoscrivere, a impegnarsi e quindi in qualche modo a renderlo ancora più responsabile, perché nel momento in cui firma che il lavoro si uniforma a tutta una serie di caratteristiche esplicite, non è che ci può girare intorno facilmente come, o così banalmente come può pensare di fare nel sottoscrivendo il primo elemento. Immagino che sia fatto così. Se lui sottoscrive che rispetta quei singoli punti, insomma, si prende una responsabilità decisamente maggiore e sicuramente più esplicita. Io credo che, per esempio, questo potrebbe essere un punto di partenza. Sicuramente poi bisogna vedere anche quando il progetto, su il privato, sul suo fatto che vuole, ma se fai un esercizio di uso pubblico, è aperto al pubblico, è di uso pubblico, non puoi fare come vuoi. Poi in casa tua è logico, io mi costruisco la casa, anzi lì ci vuole l'asseveramento, dice che in un secondo tempo è possibile e dove è possibile rendere accessibile l'abitazione, ma solamente lì, a casa tua, perché tutto ciò che è di uso pubblico è aperto al pubblico, non parlando di quello pubblico, il pubblico non dovrebbe proprio sfuggire da nessuna parte, perché il pubblico che dice al privato che ha una struttura di uso pubblico o aperta al pubblico che deve stare in determinate regole e lui per primo non rispetta le regole, beh, insomma, allora qui siamo tutto il mondo. Prego. Sì, io un po' mi ricollego a quello che ha detto il De Neri. Lo sommato potrebbe essere anche quella, anche se giustamente allora dice tutto ciò che il privato fa, che però poi è l'uso pubblico, insomma, deve essere per forza. Però la cosa che un po' dico, com'è possibile che il pubblico, cioè un qualche cosa che esce da questo comune, un progetto che esce da questo comune, no? Quindi pubblico, non sia norma, deve essere per forza norma, quindi credo che non ci debba essere bisogno di un qualcuno che... Come fa a non esserci un professionista all'interno del comune che non sia in grado di stabilire? Probabilmente, diciamo, si cerca di sottovalutarle certe cose o di non vederle, perché non credo che un qualsiasi architetto, ingegnere, tecnico, insomma, del nostro comune non conosca e non sappia quali sono le norme che devono essere rispettate. Cioè, questo mi sembra un po' strano che ci sia bisogno di un aggiornamento su questo, però tutto però sarebbe grave, a mio avviso sarebbe grave che oggi noi non abbiamo all'interno della nostra amministrazione una figura tecnica in grado di poter sapere e conoscere tutte queste cose. In questa legge, che è stata molto troppo sottovalutata, perché questa legge parla di barriere architettoniche, di quelle di cui stiamo parlando ora, ma barriere architettoniche anche il mezzo pubblico, certo, tutti i servizi di trasporto, eccetera. Qui è previsto tutto, se uno la va a leggere, effettivamente, cioè perché tira fuori questi laboratori, no? Proprio perché non c'è connessione fra settore e settore, servizio e servizio. Perché se io che curo le grandi opere non ho un punto di raccordo con chi per esempio rifà i marciapiedi, e risiamo al punto di partenza, perché quello che fa i marciapiedi pensa a marciapiedi e quello che si occupa della grande struttura pensa alla grande struttura. Però in genere comune esce tutto da qualche cosa che è nell'ambito comunale. Allora questo ci dimostra che non è così. La disabilità, quindi la progettazione diventa quasi un laboratorio in cui il tecnico capisce come rende accessibile, si confronta, cioè magari lui ha un progetto
detto, che ne so, certo esotico, arriva la persona che ha un'esperienza e dice no, così no, fanno così, cosa che viene, è più accessibile, meglio me. Quindi è proprio anche una crescita, il progetto si conclude in maniera più bella. Dopo, beh, questo parlato? Sì, però per delle sì, norme ben precise da conoscere, c'è anche lei, vi porto, dopo che avete parlato voi, vi porto un'esperienza in prima persona molto semplice sull'apertura di una pasticceria. No, cioè io voglio dire che io sono d'accordo sulla proposta di vedere su un modulo che spiega in maniera più chiara quello che occorre e non una generica. Però e anche su regole più stringenti già. Però il problema è che l'Italia ha già il paese delle leggi e delle regole. Il problema è che in Italia è che le regole e le leggi che ci sono non si rispettano. È su questo che si vogliono e si devono fare i controlli. Perché se uno sa che lui può scrivere quello che vuole, tanto nessuno andrà mai a controllare, allora siamo tutti a capo. Cioè facciamo un altro sacco di fogli stampati, gli scritti. Questo è il problema. Siamo una professione consigliare, si può risolvere il problema. No, però cerchiamo di scrivere. No, no, questo è il problema. Perché se io faccio, se no finiamo alle grida manzoniane che quando volevano facevano impicchiamo, lo stavamo e poi non arriva questo nessuno. Perché questo è il problema. No, non è solo, non è solo questo, è anche questo. Perché dopo che al quinto procedimento che ha realizzato, ha fatto un altro ed è stato becchiato, tutti gli altri cambiano il registro. Se invece uno scrive una cosa e dice tanto non la comprenderanno mai, allora tanto vale risparmiare la tavola. Do subito la parola a Maria Chiara e poi alla consigliera Fia, che poi concludete e poi volevo dire di massimo che cosa abbiamo fatto fino a però l'elemento che ha prodotto la dottoressa Venturi è che forse non si può pensare, però anche lì è come recepisce l'amministrazione comunale questa proposta e la fattibilità e del gruppo e del laboratorio, che non è che senza loro non si può parlare, forse è più probabile che si possa monitorare le competenze che già ci sono negli uffici che poi certificano, autorizzano al SUAP le attività produttive, all'urbanistica, noi abbiamo la commissione paesaggio, c'è appunto la sovrintendenza, c'è il dirigente dell'urbanistica, ci sono già dei soggetti preposti che in teoria conoscono quelli che sono le norme di legge, sia di salvaguardia del patrimonio storico artistico, particolarmente sul territoriale, il centro storico, quindi quali sono anche dei vincoli e quali possa essere la superabilità del vincolo architettonico da dove devo mettere norma l'edificio. Però quello che manca, che forse è opportuno diciamo pigiare come discorso di gruppo laboratorio, è il ragguardo su tutto quello che è il disegno della città. Proprio perché l'ha detto il dottor Sacchini ora, cioè noi abbiamo delle realizzazioni perché magari abbiamo demandato alle aziende municipalizzate, ai soggetti esterni, la manutenzione stradale o l'edificabilità di altre zone e lì ci sono i nodi minimi. Se a stavolta, oltre il discorso dell'edificio in sé, ha delle incoerenze, cioè minime, io ci ho portato le persone scaricate a prendere il pullman, non c'è un'area di sosta banale per una macchina che deve lasciare una persona, non c'è un marciapiede, poi ci sono dei piccoli bavature che sono l'accessibilità minima anche della persona in piedi. Piccole, grandi, Sì. Senso, per non voler calcare la mano. Allora forse un gruppo di lavoro può servire a ragguagliare i vari soggetti che sul territorio poi operano. Incarico l'amministrazione laddove io non posso pensare che un gruppo vada tutti i permessi, perché sarebbe ideale, no? Che arriva l'ufficio gruppo, il vaglio di tutti, l'apertura del museo, l'apertura della mostra, il nuovo bar, la galleria commerciale, tutto quello che è il rifacimento e la nuova progettazione. Però capire in base alle competenze curriculari dei tecnici e degli uffici chi già può farlo o magari come si può implementare una formazione specifica. Quando abbiamo incontrato quel geometra che ha curato il ferro in questi anni, magari potrebbe essere, non ricordo il nome ora. No, cioè, non ha curato, ha fatto parte del gruppo. Del gruppo. Però magari la competenza ha seguito può essere... il corso regionale che la regione prevede
prevede e ha previsto e ha fatto per tutti i tecnici degli enti locali. Cioè, questo può essere la cittadina, penso più opportuna seguire dentro a quegli uffici che poi vanno ad agire su in nulla osta le certificazioni, fermo restando quelle che sono le altre certificazioni che un architetto, cioè, che lavora per un privato, che sia un esercente, che sia un altro soggetto, può fare, fare un'autocertificazione, no, quello che è il suo progetto, che non ce l'ho immediato feedback se è vero, pertinente o alla fine se la realizzazione è perfettamente coerente, quindi il dislivello della pedana è giusta, se l'accesso è rispettato eccetera, o se l'ascensore, elevatore ha quel minimo manovrabilità, oppure se si tocca l'ascensore c'è il piano B, perché noi dobbiamo pensare quelle che sono anche tutte le opzioni, non soltanto la minima, no, accessibilità. Abbiamo visto recentemente dove anche nelle infrastrutture, ferrovie, stazioni si fanno delle nuove accesse binari con le pedane. Questo poi diventa un vantaggio per tutti, che non è necessariamente poi il passaggio che viene dato. Cioè, non c'è un privilegio. Non dobbiamo pensare che andiamo a calcare l'amministrazione di un lavoro in più, dobbiamo cercare la via migliore perché chi già lavora a questa cosa sia in grado di fare, cioè, la revisione più completa. Secondo me, cioè, ovvio che anche come forze politiche sono ragionamenti diversi, se possiamo incidere, questo però vale su tutti gli uffici tecnici e da tanto che si dice, la preparazione e l'aggiornamento delle persone, certo, che lavorano in amministrazione è al primo posto. L'abbiamo visto sulle competenze, io penso agli agenti di polizia municipale, c'è chi ha fatto il percorso per quanto riguarda i reati giudiziari o altri crimini e si fa, quindi si danno delle priorità. Forse oggi è il caso perché poi un PEVA si è veramente portato a termine e sul progetto a cui ha fatto inizio il discorso la via, fatto, non siano solo fiori all'occhiello per farsi vedere, ma che siano veramente progetti per portare a terra. E noi ci troviamo tutte le volte a un giardino scorto che dobbiamo rincorrere il bando da ultimo, o una chiesa della Spina che se non era quella giusta caparbietà del presidente della commissione si arrivava che non ci andava nessuno. C'era una segnaletica adeguata, semplice. Infatti io questo lo chiedevo alla segnaletica. Anche io ce l'ho fatta domanda. No, una cosa che non ci manca, però questa lettera mandata in indirizzo, ci manca anche, infatti è arrivata uguale, l'assessore al turismo, cioè non c'erano le deleghe segnate, però va da sé, sì, no? Sì, appunto, penso che tante cose dovrebbero andare da sole. Però mi chiedo, rispetto a quello che dicevi te, ha senso, cioè io voglio capire questo fondamentalmente, siccome si sente che è una priorità questa o no, perché sennò rimane un discorso, cioè, capito? Perché le priorità poi vanno individualizzate, sennò diventa un bel lavoro, si fa, dicevo, però noi abbiamo anche questo. Abbiamo un PEVA che si dice che si vuole portare avanti e è fermo al 2009, no? Cioè, perché non c'è la formazione adeguata, perché se no la chiesa della Spina non sarebbe successo come è successo ieri l'altro, non 20 anni fa, ieri l'altro. Cioè, allora vuol dire, questa è la mia domanda, se vogliamo, che facevo prima. Cioè, siccome mi fai di capire che certi tipi di competenze vanno invece aggiornate, c'è una priorità o non c'è una priorità su questi temi? Perché sennò poi no, sono tutte chiacchiere. La priorità di aggiornamento, cioè, siccome costa fare queste cosine, cioè, non è che si fanno gratis i corsi di aggiornamento per la dipendente, allora voglio capire io, se no. E la domanda che volevo fare, poi devo fare la giustizia, c'è un secondo, scusa, cioè no, la domanda però è anche molto schietta. Io, Lisa, cioè è una pretesa, cioè, io ho bisogno di una domanda che faccia la maggioranza, se no sono chiacchiere per me. No, poi, cioè la domanda è questa. Un anno, capiranno anche gli elettori, poi, però siccome mi sembra una cosa che per tutti sembra la priorità, sì. Poi, però siccome altre cose mi dici, se è una priorità, ti facevo dire riferimento a quello che si diceva stamani in commissione, anche lì era una priorità, però passati 2 anni e la priorità non si è concretizzata. Il problema, sì. Capiamo quali sono le priorità, la domanda politicamente, che perché poi io faccio politica. Sì, politicamente, no, vabbè, facciamo politica, però siamo anche cittadini che vogliamo anche un po' capire, no? A volte, certo, dove sono degli inghippi, ecco perché il gruppo di lavoro, che può essere a vari livelli e che può anche in parte, se non si arriva a fare tutto,
magari iniziare un lavoro che possa risolvere quelle cose semplici per poter arrivare a quella volontà. Cioè, che cosa voglio dire? Voglio dire, si apre la spina domani, si è chiaro che per la legge per la discriminazione devono entrare tutti e che quindi domani no, la mostra a qualcuno ci è andato e qualcuno no. Non ci voleva un PEBA, perché sono tre gradini. La volontà è, si apre, no? La mostra alla spina chiusa da una vita. Sia chiaro che c'è anche una legge del 2006 chiara dove tutti devono entrare, che quindi quei tre gradini in tutto il comune la soluzione si trova e non è nemmeno una questione di soldi eccezionale. È lì l'inghippo, il gruppo di lavoro può trovare quella pedana che per in, tutte le volte si apre una mostra. Cioè, ecco, voglio dire, andiamo molto nel pratico, no? Si è aperta una mostra senza nemmeno pensare un minuto che dobbiamo entrare tu. Ecco, dottoressa, c'è la volontà, ma non solo, c'è, siamo pronti, no, a poter rispondere a questo. Allora, intanto, un gruppetto che dica, sì, questa pedana si può mettere, perché è molto semplice, sono tre gradini, esatto, e domattina si apre a tutti. No, cioè, è proprio la legge, ecco, però... Non, prima delle, cioè, parallelamente alle scuole, ecco, questo voglio dire, ecco, non è soltanto informato, Lisa se ne accorge di queste cose, riacquista una sensibilità, non è che se no, cioè veramente io ci lavoro nel pubblico, cioè, ma lei ha fatto l'esempio, io ho fatto un esempio, no, chiave dove la nuova piazza in via Parco, no, ma io la mia domanda alla dottoressa è questa legge sulla discriminazione pesa, perché è una legge che le cause la vincono tutti, il senso di quella domanda è una legge che tutti vincono in Italia completamente, non c'è una pezza e viene posta. Allora, perché non la mettiamo, la rivitalizziamo, no? Scusate, questo era un esempio per dire che non era. Finiamo il giro e prego, scusate. Ma secondo te il problema dal punto di vista professionale, formativo, diciamo, personale potrebbe essere più di il problema. Cioè, adesso si sta pensando che nel comune non ci sia gente formata e che quindi il problema sia il fatto che ci potrebbero mancare. Ad esempio faccio un'ipotesi. Le risorse per poter fare la formazione, questo vuol dire che un comune ci deve particolarmente credere, comunque potete spendere soldi per fare questo se ritenete che questo è importante. Oppure ci potrebbe essere un problema quasi diverso, cioè una persona con persone formate, okay, che però non si occupano, non seguono queste, quindi andranno a mancare dei rapporti e questo a mio avviso sarebbe ancora più grave, perché questo significherebbe ancora di più avere un'opposità politica, perché significa che stiamo utilizzando, non lo so, queste sono ipotesi che faccio perché non conosco la macchina comunale in questo senso, perché potrebbe voler dire che non si crede abbastanza appunto nella formazione, cioè nell'avere investito una persona su fare delle cose e la si dedica ad altre cose, quindi significa che si danno priorità ad altri settori, comunque questa persona che è appunto sulla quale l'amministrazione ha investito però è dedicata ad altri, quindi secondo me la prima cosa da capire è questa, perché il problema potrebbe essere di due tipi, sì, io parallele, quindi mi sembra che certo, tutto capire certo. Questo credo appunto in entrambi i casi significa che politicamente siamo indietro, cioè questa appunto è una scelta politica che va fatta, se non è stata fino ad ora così marcatamente chiara, chiarita o voluta. Quando appunto anche Maria diceva ora vabbè non è tanto il fatto di una persona ad hoc che poi appunto si dedica a quello e appunto non si dedica ad altro, no. Ma la vedo come una persona di raccordo, cioè, come già sono stati raccordi uno rispetto ai vari settori, cioè la vedo difficile che una persona che si occupa di queste cose debba esclusivamente seguire chi so le infrastrutture, le opere più grandi piuttosto che magari non occuparsi come queste sono raccordate appunto col sistema delle marciapiedi della percorribilità e che so dell'accesso alle aree verdi attrezzate, cioè sono tutte cose noi abbiamo fatto che come consiglio vari atti che vanno, come ha detto giustamente anche la Maria Chiara, che vanno a toccare più punti diversi, assessorati cioè. Diversi, per cui c'è l'assessorato al turismo che si occupa del verde, cioè i lavori pubblici, quindi è più di un assessorato, quindi avere una persona
che in qualche modo coordina questo tipo di cose, che quindi fa da ponte, lo fa dal punto di vista dell'infrastruttura comunale, ma lo fa anche nell'infrastruttura reale, cioè nel senso deve avere un po' un'ottica anche del bello, per cui non so, io che non ci capisco nulla, vi fa un esempio che secondo me va oltre la norma, perché secondo me la sensibilità che ci vuole è quella che va oltre la norma, cioè cosa significa? Vi faccio un esempio, ci sono dei pezzi di strada, io parlo di quelli più vicini che conosco, nel quartiere in cui abito, quindi a Sant'Ermete, sulla via Emilia, ci sono sia a destra che a sinistra marciapiedi, magari marciapiedi largo, magari ci potrebbe perfettamente passare una carrozzina, però magari è a norma, però il problema è che è inutilizzabile perché ogni 20 metri, non c'è lo scivolo quando si arriva a un passo carrabile, ogni 20 metri ogni 10 metri, ma c'è una zanella altra 20 cm, per non dire di più, perché a vedere la sita della macchina è sicuramente sembra anche meno. Quindi, cioè, voglio dire, partire da queste cose è fondamentale. Questo non è esclusivamente legato alla questione della disabilità, come giustamente da cui noi siamo appunto partiti, è legato anche a un sistema di sicurezza, perché noi siamo abituati a parlare della sicurezza in città esclusivamente quando si parla della violenza o dell'essere diciamo così, vulnerabili per attacchi di violenza personale, furti, le cose e tutto, però questa è insicurezza reale, perché se io non posso camminare sul marciapiede, perché è inaccessibile, non è inaccessibile solamente una persona che ha una disabilità e che usa la carrozzella, ma è inaccessibile anche per me, che comunque mi muovo abbastanza bene, significa che è un problema molto più ampio e non è legato a un gruppo, che abbiamo detto una nicchia, se così via si fosse di no parte di noi. Il controllo e verifica sul controllo. Vogliamo un po' uscire da questo. Non so, cioè sinceramente questa cosa va gestita in due tempi diversi, in modalità diverse per quello che riguarda le cose nuove, e secondo me le osservazioni che sono state fatte anche la proposta di Ferdinando va benissimo per il nuovo, è sempre una cosa in più. Sui controlli, non so, nel senso può essere anche benissimo mettere la questione del campionamento, cioè nel senso sono sempre cose comunque in più rispetto a una cosa che adesso non c'è, una cosa in più sarà comunque sempre meglio, non sarà quello ottimale, però bisogna darsi un obiettivo, per raggiungere quell'obiettivo ci saranno anche delle fasi, no? Quindi c'è una parte che va a recuperare in qualche modo, come quando si sente parlare del terremoto, no? Degli edifici messi a norma o meno, ci sono quelli che diciamo mirano al miglioramento rispetto alla stabilità, no? Dell'edificio, ci sono quelli nuovi che devono per forza essere fatti con determinate, nel rispetto di determinate normative e criteri, cioè voglio dire, sono due cose diverse, cioè non vuol dire che se una cosa è stata fatta 40 anni fa non si possa fare nulla, non si potrà certamente magari portare all'attualità dell'ultima normativa, ma sicuramente è migliorabile. E vi parto dall'esempio sciocco dei marciapiedi, cioè non è che qui si tratta di facciamo i marciapiedi, si tratta di dire ok, magari ci vuole la discesa, cioè non penso che sia una spesa, e soprattutto cioè è nell'armonia delle cose, perché poi il marciapiede da così diventa così, poi mi diventa così, sono tutti marciapiedi diversi, con cordoli diversi, con segnalazioni diverse, accessibili. Cioè è tutto. Anche una cosa, con la bicicletta diventa difficile. Sì, ma infatti è proprio una, capito? Quindi secondo me sono due direzioni, una che è futura nella programmazione, come ci siamo detti noi a volte rispetto esempio ai percorsi del PEVA, di dire ok, allora come siamo riusciti a fare questa cosa, il prossimo obiettivo è raggiungere quest'altro tipo di percorso, e quello è la programmazione. E più c'è un dopo di quello che è il progresso, cioè secondo me bisogna trovare delle strategie per muoversi in queste due direzioni. Io sinceramente sono stata un po' delle proposte, però penso che questo per prima non bisogna conoscere gli strumenti che ha a disposizione la macchina comunale rispetto al discorso che quando cominciamo, cioè capire qual è la situazione rispetto a questa cosa. Io però a livello questo mi sento di dire una cosa. Io sono garante per i diritti della persona disabile. La persona disabile ha gli stessi identici diritti di tutti gli esseri umani. In più non ha privilegi, ha ulteriori diritti rispetto alle funzioni di difesa.
Ora, mi piacerebbe, per esempio, a distanza di tutti questi anni, sentire che effettivamente intanto non si parla di delicati, intanto non si parla di solo del disabile, intanto non si parla di priorità, perché per la macchina comunale ci saranno le priorità, però per quello che riguarda un tavolo politico non ci sono priorità. Questo è trasversale. Io l'ho detto dalla prima volta che ho messo i piedi qui dentro. Se su questi temi si comincia a fare il gioco politico, non ci si esce. Perché? Perché vuol dire che ognuno non ha maturato quel concetto di uguaglianza, di inclusione, che è alla base di tutto questo progetto e di questo processo. Perché tutti ci si fa grandi dopo le Paralimpiadi. Come sono bravi, sono senza braccia e senza gambe e fanno quello. Vabbè, cavoli suoi, l'ha scelto lui, ma l'avrà risolto lui. No, non è così che si ragiona, eh? Non è così che si ragiona. Si ragiona in un altro modo. Si ragiona che io, l'obeso, la donna in stato interessante, l'anziano con una stampella, con due stampelle, con quattro stampelle, e chi non ha nulla va sull'uguaglianza, ma siccome se si superano i miei problemi non è che si va a danno di chi non ha nulla, allora ecco perché si parla di determinati soggetti e non dell'immunità. Allora, c'è un discorso di volontà, ci sono le normative, io sono garante per i diritti, cosa vogliamo arrivare a far sì che qualcuno poi veramente dice basta, stop, e ora non c'è priorità, ora c'è chi paga. Giustamente l'esempio che ha fatto sugli asili nido, no? Deve scoppiare il caso qui. Noi non vogliamo che scoppi il caso, noi non vogliamo nemmeno rimanere nella nicchia. La maggior parte delle persone disabili che si sono rivolte a me mi hanno detto basta, io voglio che sia riconosciuta la mia dignità come essere umano e cittadino di Pisa. Basta. Perché allora, se vogliamo essere sinceri, tutti i tecnici del comune dovrebbero conoscere cosa fare o non fare. Perché io dico che questa legge è stata sottovalutata? Perché in questa legge si diceva che il compito della regione è quella di formare i tecnici degli enti locali. La regione ha fatto i suoi corsi di formazione. La maggior parte degli enti locali non ha mandato nessuno, e guardate, ho già fatto un errore in italiano fra non e nessuno, però lo faccio volutamente, e se qualcuno è stato mandato qualcuno che non aveva, diciamo come livelli, no? Come la possibilità di incidere, certo, sul lavoro. Allora, questo è possibile. E ve lo garantisco, perché nel 2009-2010 è stato fatto, tutti i progetti del PIUS sono arrivati al gruppo di abbattimento barriere architettoniche, tutti, e lì sono state segnalate alcune cose che non andavano sul progetto e sono state riviste, addirittura soggetti disabili, ecco per l'importanza delle associazioni. Le associazioni, sì, va bene, tutelano il proprio interesse, d'accordo, ma se ci si mette insieme si tutela l'interesse di tutti. Era importante le associazioni, perché addirittura Piazza Guerrazzi, no, Piazza Cavalieri, prima ancora che fossero fatte le pavimentazioni, l'ingegner Grasso, vi posso dire, un ingegnere ostico al massimo, che però molto probabilmente a un certo punto è stata come l'illuminazione, o forse, non lo so, io la voglio vedere così, ha portato, ha invitato soggetti disabili della commissione, quindi disabili fisici, motori, sensoriali, quindi della vista e dell'udito, e tra motori quelli in carrozzina spinta e quelli in carrozzina elettrica, perché cambia il discorso, li ha invitati sul cantiere, gli ha fatto provare la pavimentazione che loro intendevano mettere, dopodiché
dopo che ognuno aveva fatto la sua sperimentazione, loro hanno detto la sua, è stata fatta una variazione e la pavimentazione è quella che c'è ora. Che ora si cerchi di rovinare quella pavimentazione è prettamente assurdo, perché Piazza dei Cavalieri, così come Corso Italia, è fatta a norma ed è stata valutata da soggetti disabili insieme ai tecnici del comune. È questo a cui si deve aspirare, è questo. Non ci sono livelli nascosti, non c'è niente, c'è una legge da mettere a posto, è vero, in Italia c'è troppe leggi, però è inutile stare sempre lì a ricrutare il discorso, prima di cambiare e di abrogare le leggi e si va a applicare quelle che ci sono e si fanno controlli, dopo si fa tante altre chiacchiere, perché diventa chiacchiere, come si dice lui. Mi rilancio a questo, semplicemente, quello che ritorna alla domanda di sempre, perché sì, chiudiamo, no, le 5 avevo detto. Non può essere la sensibilità del sindaco, non può essere, perché io giustamente faceva riferimento alla sensibilità, in questo caso dell'ingegnere Grasso, sul momento. Io voglio capire, in questo comune, ci sono e chi sono le persone che hanno fatto un percorso formativo adeguato alla normativa di riferimento che diceva attualmente la mia? Perché se questo non c'è, chiaro che si pone allora la necessità di scegliere di adeguare la formazione della perché poi, giustamente, no? Se io formo me, formo lei, poi è chiaro che io mi metto a posto da un punto di vista di legge. Poi trovo l'ingegnere Grasso che è ostico, mi piace questa definizione, però sensibile rispetto a questa situazione, quindi va forse anche... Si mette in discussione. Però io come amministrazione, che è il mio dovere, e io sono qua per quello, non per altro, io come amministrazione mi metto in pari da un punto di vista normativo. Per quello io voglio capire chi, perché se poi è formato solo il geometra, che giustamente da noi è stato bravissimo, secondo me, però se è solo lui... Ma c'è solo lui da 15 anni. Non può essere solo lui. Per lo stadio c'è lui, è venuto lui per ogni cosa c'è. Però secondo me non può essere solo lui. Chiariremo deve essere capito, almeno io chiedo che questa commissione capisca chi a livello del personale dell'amministrazione ha fatto dei percorsi formativi adeguati e corrispondenti alla legge di cui stiamo parlando oggi. Poi farò le mie valutazioni successivamente, perché se poi è solo lui è chiaro che. Velocemente l'esempio che vi volevo dire, apertura di una pasticceria Lazzarini, un ufficio, una stanza molto piccola, solo vendita di pasticceria, questa ragazza molto giovane era disperata perché tutti gli dicevano devi fare il bagno a norma e lei diceva io non ho i metri quadri per fare il bagno a norma. Caso ha voluto che venisse ad abitare vicino a me, caso ha voluto che gli è balenato in testa qualcosa, molto probabilmente dice ma te che sei in carrozzina, no? Ma ne sa niente di questo. Io vado dai liberi professionisti, ma non mi dicono di no perché non c'è mai i quadri. Allora io ho detto guarda, mi permetto, quanto c'hai? Un metro per un metro ce l'hai? Dice sì, un metro per un metro c'è, ok. In 3 metri quadri, a seconda di come disponi i sanitari, la carrozzina ci va a 360 oppure a 180 gradi, basta anche a 180. Il bagno è venuto fuori. Allora non è solamente sapere le leggi e anche avere la buona volontà e l'umiltà di mettersi lì e dire senti un po' te, io sono architetto, te non sei architetto, però siccome te tutti i giorni ci scivi sopra, no? Allora, mettiamoci un po' insieme e vediamo un po', perché le cose sono superate così, senza tanti voli pindarici, perché poi le normative a volte mettono anche dei raggi enormi, quando invece
la sesta porta, ascensore esterno, io sono andata lì, dice è digitale, dice metti, no, tocca lì e si apre. Io toccavo lì e non è successo niente. Dopo ho toccato male. Quello funziona se te ci vai proprio col dito così, a 90 gradi, perché se ce l'hai un po', beh, non funziona. In più ero insieme a un architetto che si occupa delle barriere architettoniche dei non vedenti, quindi sensoriali, e mi ha detto, dice, ma qui c'è uno che non ci vede, che cosa fa? Dice quello della Pisamo, oh, questo ce l'hanno dato come l'ultima l'ultima novità del calcio. La sesta porta, allora, è quello, infatti io dicevo, no, già lo dico, aspetta, andai via dopo, faccio concludere, no, perché stanno andando tutti solamente, tanto poi domattina ci ragione, aspetta, finiamo la dottoressa e finiamo la commissione. Come si fa? Una citazione. Quando sei innamorato anche lei, no, devo far concludere perché mi vanno via alle 5 e non saremo da dopo, gliel'avevo detto, che gliel'avevo detta all'inizio in basso perché in alto ci sarei a me. E la seconda cosa che invece io evento, quindi all'Etrea, non è cosa strutturale, all'inizio una testa in piazza dove vado a chiudere una piazza e faccio le grandi su tutto ciò, per esempio le barriere le faccio cadere tutti le curva. Anch'io. Dove alla discesa del mezzo c'ho la fioriera, quindi chiunque, anche se avessi l'auto di passato, anche io con le borse ci inciampo e vado dentro la fioriera, quindi anche il ragguaglio dagli uffici e con le mobilità esterne, perché anche a disposizione di un palo con una fioriera a Firenze la tassa che ha messo il collo di sicurezza sul marciapiede non ci passa mai, quindi tutti gli elementi che possono essere utili è un progetto di un gruppo che collabora, cioè lo coordina una persona che è stata grazie a Riccardo delegata alla prego dottoressa. No dicevo, la prima cosa da fare è sembrerebbe di capire che qui un gruppo comunale esiste già, no, cioè andrebbe trasformato, però cioè uno vorrebbe dire questo perché non funziona, chi c'è dentro, c'è le associazioni, i soggetti disabili in prima persona. Allora, a disposizione dei tecnici. La domanda è perché lei mi diceva i progetti Pius sono stati lì, altri progetti no. Mi chiedo qual è la motivazione, cioè perché si è scelto alcuni di passaggi e altri tempo... no. Cioè, sono domande, ora io è poco che sono qui, però mi vedete da dire. Diciamo che tutti i progetti, intanto cerchiamo di capire che professionalità hanno, cerchiamo di capire quando è che sono stati attivati e perché sono stati attivati, magari un certo siccome c'ero io in servizio per un momento, e questo gruppo praticamente è stato un gruppo formato per questo PEBA veloce, con tutti i soggetti disabili, rappresentanti di tutte le disabilità, e con un coordinatore, che sono andati loro in prima persona, e voi non lo potete immaginare che cosa significa, andare a fare le prime valutazioni per vedere se su quella struttura c'erano barriere architettoniche o no. Sono andati sul territorio. Perché il PEBA è questo, se mi permette, il PEBA è il piano di eliminazione delle barriere. Quindi vuol dire andare in tutta la città, sul territorio, e vedere che qui c'è un ostacolo, qua c'è un ostacolo, qua c'è un ostacolo, e trovare le azioni, i programmati, gli interventi in uno spazio temporale per risolvere. Infatti, quindi fu divisa la mappa della città in riquadri, come si deve fare. E poi si decise di partire dal riquadro centrale, da lì in poi si fu fatta questa mappazione no? delle barriere architettoniche, fatta da un tecnico esterno, perché a quel tempo non c'era nessuno del comune che è, insieme agli allora
servizio civile, tre rappresentanti del servizio civile e dai soggetti disabili. Dopo il coordinatore di quel gruppo si prendeva il compito, e questo dovrebbe essere sì, che ora non c'è più un coordinatore. Sì, però ora non è... dire io no, però ora non c'è più. Ora non lo so. Ma ora c'è, la domanda c'è. Io prendevo, scusate, io prendevo con tanti diretti, con i settori, gli assessori che erano coinvolti in primis, e gli dicevo, guardate, il gruppo che deve fare un tema, chiede di poter vedere i progetti inerenti, tutti i progetti inerenti a questa cosa. Venne fuori il progetto del PIUS e vennero tutti a portare progetti. Però io vi posso dire che il lavoro che ho fatto come coordinatore non lo auguro a nessuno, però venivano. Quindi vuol dire che finché c'è stato un coordinamento anche interno, oltre che esterno, le cose sono andate avanti. Io quando sono andata in pensione ho presentato il PEVA al Consiglio Comunale di allora e gli dissi una cosa molto semplice. Io ve lo consegno, ora sta a voi portarlo avanti, il primo passo è stato fatto, ora va aggiornato, eccetera, eccetera. Da lì in poi io ovviamente sono andata in pensione, però chi c'è rimasto lo doveva portare avanti. E aggiornare e non solo, ma ampliarlo. E se non c'era il PIUS si faceva in un altro modo, non è che solo col PIUS che poi se no. No, in quel momento c'era il PIUS e se ne è presi per il collo diversi, perché se no andavano anche lì a rispondere alla comunità europea in un modo pazzesco. E si prese anche i soldi che la regione toscana doveva dare per le strutture sociali. Va bene, allora lei così a modo di riflettere, insomma di far tirarci ora tanto molto a caldo, quindi capisco anche che non è semplice per chi non è dentro fare tutto un report. Magari prego lì anche di dargli un po' di quello che hai di vecchio, qualcosa così, di farglielo avere. Se non c'è nulla, io ho lasciato tutto. Va bene, allora lei lo farà richiesta ai propri uffici, ancora meglio, farà un atto preciso. Questo per lei, perché non è semplice anche per la prima volta avere un po' tutto. Noi ci riaggiorniamo sicuramente con un altro ordine del giorno. Sempre.